Buongiorno, ben ritrovati nel mio canale. Anche questa settimana vi volevo far vedere il sacchetto antispreco della Lidl, cosa avevo trovato all'interno, quindi lo spacchetto insieme a voi. Dunque, un iceberg, un ceppo di iceberg che non mi sembra, a parte veramente appena appena qua rovinata, però è qua così la prima foglia, insomma, togliendo la prima foglia poi mi sembra molto a posto. Poi un peperone giallo, anche questo è bello. Due peperoni gialli e uno rosso. Sono peperoni tutti e tre buoni, cioè nel senso non sono rovinati. Una bella melanzana soda, e anche abbastanza grande. Poi un'arancia, una soltanto, una cipolla rossa, va benissimo. Poi abbiamo trovato un limone per le nostre tisanine, quindi va più che bene. E sarà 1 chilo di patate che io avevo già comprato, però qua ce ne sono 2, 4, belle, eh? 6, 7, 9 e 10 patate, tutte belle. Sono patate di tutti gli usi, quelle che vendono al chilo sfuse, ma va più che bene. E abbiamo trovato 3 pomodori, quindi posso farci. Con questo sacchetto antispreco posso farci tranquillamente, vi faccio vedere che ve le metto tutte qui. Ho un bel passato di verdura, ho dei contorni, quindi le patate al forno, i peperoni ripieni, oppure i peperoni arrostiti, li faccio arrostire tutta la pelle, li sfiletto e poi li condisco con l'aglietto, l'olio, sale e pepe. Posso farmi una bella spremuta d'arancia, posso fare le mie tisane con la fettina di limone, i pomodori li condisco insieme all'iceberg, la cipolla la posso utilizzare per fare altri contorni e la melanzana la posso fare veramente in tutti i modi, alla griglia, come vi ho fatto vedere imbottita al forno l'altro giorno. Impanata, fritta, posso farmi la parmigiana, insomma, posso fare qualsiasi cosa, tutto questo con 3 euro. Ecco, quindi penso che sia un buon sacchetto antispreco. Non mi rimane nient'altro che augurarvi una buona giornata e arrivederci al prossimo sacchetto antispreco. Ciao ciao!